Il 12 e 13 di marzo si svolge il congresso provinciale delle ACLI di Arezzo. Quali sono le prospettive per l'associazione in questo territorio? Innanzitutto io credo che il 12 e 13 di marzo sia un appuntamento istituzionale straordinario per le ACLI. È iniziato con i vari congressi a livello locale delle strutture di base, poi porteranno 153 delegati a riunirsi in Capolona appunto il 12-13 di marzo per scegliere quello che sarà il nuovo consiglio. Il 12-13 sarà l'appuntamento per trarre un bilancio su quello che è stato questo percorso di 4 anni, tutta una serie di azioni e di passaggi che hanno generato una serie di tangibili risultati. Ecco, quali sono questi risultati raggiunti, quali le prospettive che a suo modo di vedere dovranno essere perseguite nel futuro? Io credo che le ACLI, grazie ai loro 43 circoli presenti nel territorio, svolgano quel compito di associazione di frontiera rispetto a tutta una serie di problematiche che i territori vivono oggi. Io penso appunto alla difesa dei territori, penso all'intercettazione di quelle che sono le dinamiche e problematiche che i territori vivono. Credo che in questo senso le ACLI svolgano un ruolo storico, forti dei loro 70 anni, e che possano spendersi ancora nei territori con questa valenza e soprattutto con questa missione volontaria, perché io ricordo sempre che tutti quanti i presidenti dei circoli e i loro consigli sono persone che volontariamente ogni giorno si mettono a disposizione non solo degli associati ma di tutta quanta la collettività.